Secondo turno di playoff inizia sostanzialmente un mini campionato a parte per il Seregno che dovrà cercare di eguagliare il risultato della scorsa stagione, ovvero sia raggiungere la finalissima, dove c'è il Lecco ad attendere la vincente di Seregno contro Cisarano, Bergamaschi reduci dal successo netto e convincente per 3-2, scusate, sulla Virtus Vecomp Verona. Il Seregno di Mister Sassarini in campo con Simone Cortinovis, Pelucchi, Gritti, Magrin, Alessandro Cortinovis, Viganò, Comi, Lacchini, Lillo, Battaglino e Cremonesi. Ecco l'11 di mister Oscar Magoni. Ci saranno chi scende in campo con Mora, Capelli, Mazza, Rotini, Suardi, Nicolosi, Dragoni, Stucchi, Salandra, Ghisalberti e Tonsi. Ci ripetiamo, secondo turno di questo playoff, girone B. Dirige l'incontro il signor Davide Miele di Torino, gli assistenti il signor Dusi di Brescia e il signor Pappalardo di Parma. E comincia questo playoff per il Seregno che attaccherà da sinistra a destra. Calcio d'angolo di Battaglino. Colpo di testa di Pelucchi. Pallone sul fondo. Ha provato l'esterno seregnese, classe 95. Tonsi riceve palla al suo sinistro, che va a incrociare il palo esterno per poi spegnersi sul fondo. Ancora Seregno. Battaglino. Lacchini in posizione regolare. La sua conclusione. E Mora che in qualche modo salve e concede solo l'angolo. Rimessa con le mani. Prolunga Stucchi, Salandra che si gira al suo sinistro, sul fondo. Battaglino, bellissima l'imboccata ancora per Cremonesi che allunga in velocità. Cremonesi il suo sinistro e poi Mazza che salva prima che il pallone entri in porta. Bellissimo primo tempo. Battaglino, splendido ancora suggerimento per Lillo, il suo destro che rasenta al palo più lontano. Ancora Lillo. Va a far tutto in area di rigore. Il suo destro molto potente. Ancora Mora e ancora angolo. 0-0 al termine di un primo tempo molto divertente. Un punto di vantaggio per gli azzurri. Messa con le mani. Battaglino. Bella l'apertura per Cremonesi. Messo giù da Nicolosi. Non ha dubbi Miele. Che decreta il calcio di rigore. Il minuto è l'11. Nel corso della seconda frazione di gioco. Scontro frontale tra Cremonesi e Nicolosi. Occasionissima Seregno. Va Magrin dal dischetto ed è il Seregno in vantaggio con lo specialista Michele Magrin, premiato assieme a Viganò e Mureno per le oltre 100 presenze in casacca azzurra e lo festeggia nel migliore dei modi il centrocampista bergamasco che concede ai suoi compagni un vantaggio molto molto importante da difendere da qui alla fine del match. E ora attenzione, Cisarano che si scopre, Lillo come una furia a destra, il suo cross, Nicolosi, la deviazione che spiazza anche Mora ed è 2-0 Seregno al 22esimo minuto di questa ripresa. E dunque il Seregno ancora mette un mattone molto molto importante sulla qualificazione alla finale playoff. La sfortunata deviazione di Nicolosi, Seregno 2, Cisarano 0. Ora attenzione a Ghisalberti che proverà a riaprire la partita e ce la fa con un calcio di punizione deviato dalla bandiera in modo evidente. Simone Cortinovis fuori causa, non poteva davvero nulla e ora sarà un quarto d'ora caldissimo al Ferruccio. Il Cisarano ci crede. E ora Stucchi che fa la sponda, Dragoni il suo destro, deviato da Gritti sopra la traversa, provvidenziale Gritti. Attenzione ora Iori, minuto 49, 30 secondi alla fine. Iori, l'imbeccata per Cremonesi, il suo sinistro! Luca Cremonesi torna a segnare lui, torna a vincere il Seregno a distanza di 2 mesi abbondanti dall'ultimo successo al Ferruccio. E questa è una vittoria davvero fondamentale che dà morale e che soprattutto significa finale playoff. Domenica 24 maggio, gli azzurri che festeggiano un successo fondamentale e meritatissimo. Domenica gli azzurri a cercare il tutto per tutto Lecco. Davide Sassarini, allenatore del Seregno, un successo convincente dopo un periodo tribolato. Avete superato bene il primo turno dei playoff. Quanta soddisfazione c'è? Ma molta, molta anche per i ragazzi, principalmente il mio pensiero va esclusivamente a loro perché secondo me hanno passato una stagione lunga e quindi il pensiero mio è tutto per loro. Adesso domenica vi aspetta una trasferta difficile sul campo di Lecco, una partita decisiva perché non è una partita secca. Dovrete sicuramente vincere perché Lecco vi è arrivato davanti in campionato. Con che prospettive a questo punto affrontate questo impegno?
ma come solito andiamo a provare a fare la partita, tanto noi siamo capaci solo di far quello, e quindi cercheremo di imporre il nostro gioco, e se saranno più bravi